Torna all'Aquila il pianeta Maldicenza grazie alla confraternita dei devoti di Sant'Agnese. Si parte giovedì 12 gennaio con l'iniziativa in vista del 21 gennaio, la Sant'Agnese tutta aquilana. Si tratta del 18° Festival della Critica Sincera e Costruttiva nella Tradizione Aquilana, un'edizione che riparte dopo lo stop della pandemia che ha un po' cambiato il tiro di una festa popolare. Ci saranno diverse iniziative culturali sulla lingua e sul dialetto, spettacoli teatrali e tanti ospiti. Molto interessante l'Atlante linguistico ed etnografico informatizzato della Conca Aquilana, che sarà presentato, mancherà solo il concorso d'arte. Non muore l'Agnesino, intitolato a Ludovico Nardecchia, come una certezza ormai il concorso fotografico intitolato ad Amedeo Esposito. Ricostruendo la cartolina che praticamente la Confraternita dei Devoti di Sant'Agnese fa da ormai da 11 anni, da 4 anni è collegata al concorso fotografico intitolato alla memoria di Amedeo Esposito. Quest'anno si terrà non solo la giuria tecnica ma anche una giuria popolare che si terrà nell'evento del 14 all'Aquilone. Verrà scelta quindi la cartolina di quest'anno, verrà poi abbinato sia la confraternita per la vittoria dell'Agnesino. L'evento è patrocinato dal Comune dell'Aquila, che sostiene un'iniziativa ormai punto fermo della vita culturale cittadina. Il 14 gennaio ci si sposterà dal centro storico all'Aquilone con uno spettacolo d'induccio, satira e maldicenza, e poi all'esterno festa con gli alpini e vin brûlé, prima della chiusura il 15 con un altro spettacolo teatrale. Ci fa sentire aquilani nel vero senso della parola, è una forma di ricostruzione, diciamo pure questa, una ricostruzione culturale, perché gli aquilani sanno benissimo che il 21 di gennaio è Sant'Agnese, quindi a Sant'Agnese si ci ritrova tutti quanti con le congreghe per parlare male degli altri, ma io credo che non sia un pettegolezzo ma sia una critica costruttiva che ci ha permesso di arrivare dopo il terremoto a questi straordinari successi che stiamo ottenendo, sia per quanto riguarda la ricostruzione sia per quanto riguarda sotto il punto di vista culturale.